come un lanciatore di coltelli bendato, come un tuffatore che non vede la piscina. Da sempre la rovesciata è uno dei gesti più spettacolari. Ci sono giocatori che sono ricordati quasi solo per questo. Perché gol così non te li aspetti. Perché tutto quello che si fa al contrario, nello sport, come nella vita, conta di più. Ancora l'Inter, al centro, Salvatore Bagni da pochi passi, si inventa una straordinaria rovesciata. Era difficile per Bagni coordinarsi in un fazzoletto di terreno, c'è riuscito, gran gol di Bagni. Parte il cross, forbice! Udinese chiusa all'interno della propria area di rigore, il cross arriva al centro dell'area, Garlini sforbiciata, il gol di Garlini, splendido! Dentro per Altobelli, prova a girare Garlini, vantaggio dell'Inter con Garlini in rovesciata. Che si impenna, Inz anticipa tutti, che gol di Paul Inz! L'Inter di Simoni ha da poco intrapreso il suo cammino in Coppa UEFA. Sul campo del Neuchâtel Xamax, la gemma di Checco Moriero. Arriva Sartor al cross, Moriero si coordina, rovesciata, Moriero trova l'incrocio dei pali con un gol incredibile.
l'Inter di Invernizzi veleggia verso lo scudetto. A San Siro è di scena il Foggia e la ciliegina sulla torta è la girata da Cineteca di Roberto Boninsegna. L'Inter The Record di Mancini regala spettacolo con tutti i suoi giocatori. È una prova di forza, ma anche un esempio da accademia, la rovesciata di Marco Materazzi. Cross profondo di Figo, secondo palo va a cercare Ibrahimovic, diventa una sponda, Vieira, la caccia del pallone, la acrobazia! Ed è Materazzi, 1-0!